C'è stata questa incomprensione tra l'arbitro e il suo assistente. Sì. Parisi batte il calcio di punizione per il Torino. Grande mucchio in area, pallone morbido che arriva, il colpo di testa! È il gol di Glick! Il gol di Glick per il vantaggio del Toro al 16° minuto. Svetta la testa di Kamil Glick, primo gol in campionato per lui. E ovviamente Bonazzoli è ancora più infuriato adesso perché si è concretizzata in gol questa situazione, ed è anche ammonito Bonazzoli. Però ha battuto benissimo la punizione per lo stacco di Glick, che è saltato indisturbato, l'ha messa, l'ha spizzicata, l'ha messa dentro. Da quella distanza ovviamente prende una forza la palla, per cui il portiere non può assolutamente intervenire. Questo ragazzo che era stato addirittura al Real Madrid, sì, nella terza, eccolo qui, rivediamo, stacca perfettamente, molto molto bravo il polacco, che dicevamo appunto era stato preso dal Real Madrid nella terza squadra, poi chiaramente era ritornato in patria, adesso dopo il Palermo, dove ha giocato anche in Europa League esordendo con il Maribor, adesso è qui al Toro. Andiamo con le formazioni, perché se rispetto alla partita del 6 aprile il Torino cambia un solo uomo, c'è un'autentica rivoluzione invece per la Regina, che da settimana scorsa ha ritrovato in panchina Breda. Cominciamo con il Torino 4-3-3. In porta c'è Benussi, Darmian terzino a destra, Parisi a sinistra, Ogbonne e Glick due centrali, Bascia, De Feudis e Vives sono i tre uomini di centrocampo. Insomma, fin qui tutto uguale alla partita di 19 giorni fa. Lì davanti la novità è l'impiego di Meggiorini, che fa tridente con Antenucci e Bianchi. Nella partita giocata fino all'intervallo invece era partito titolare Stevanovic, che non va neanche in panchina. Guardatela la panca del Toro, con Morello, D'Ambrosio, Di Cesare, Sgrigna, Pasquato, Oduamadi e Verdi. E adesso la regina di Roberto Breda, che vi dicevo è tornato sulla panchina Amaranto dopo l'interregno durato circa 100 giorni di Angelo Gregucci, è tornato presentandosi con un 4-0 davvero molto corposo conquistato sul campo della Nocerina. Cambia modulo, una sorta di 4-5-1 per la squadra calabrese, ma con 5 uomini diversi rispetto al primo tempo del 6 aprile. In porta c'è Belardi, a destra torna titolare dopo 3 mesi e mezzo Adesio, che ha superato finalmente i suoi problemi fisici, Freddi, Angella e poi Marino. A centrocampo Melara esterno destro con Rizzo, Barillà, Colombo e Rizzato. Davanti la punta è Campagnacci. Breda non ha potuto portare con sé in Piemonte né Cosenza e soprattutto Bonazzoli, fermati da problemi fisici. C'è uno squalificato per parte, erano squalificati anche il 6 aprile e ovviamente lo sono anche oggi Iori per il Torino ed Emerson, il difensore brasiliano, per la Regina. La terna arbitrale è la stessa di quella sera, e cioè Velotto con gli assistenti Tasso e Manzini, il quarto uomo è Borriello. Adesso siamo davvero su situazioni molto più livellate. Lo scatto di Meggiorini, che prova a sorprendere Adesio, arriva la chiusura di Freddi, palla dentro, Belardi protetto nella sua uscita anche da Angella, prende il pallone Angella subito per Rizzo, fermato da Vives che recupera palla senza commettere fallo, s'accentra l'ex del Lecce, il pallone per Bianchi che taglia in mezzo, Bianchi in area di rigore, Bianchi con il sinistro, ci mette la mano Belardi che devia, occasione per il 2-0 del Torino sul sinistro di Rolando Bianchi. Scampato pericolo per la Regina. E adesso parte Barillà, pallone sul secondo palo, Benussi ha sfiorato, vediamo, ha toccato, sì, sarà calcio d'angolo per la Regina. Va sempre Barillà per la battuta, anche se era già arrivato sul posto Ceravolo che poi gli lascia l'incarico. Calcio di punizione per la Regina, che porta molti uomini davanti.
Minuti passano, chiaramente la squadra calabrese sa che deve usare qualcosa in più. Barilla, il colpo di testa di Angella, molto insidioso per Benussi, che sembrava essere sulla traiettoria. Ma qui sicuramente a rischio, ha corso qualche rischio il portiere del Torino. Guardate come il pallone finisca davvero molto vicino al palo alla sinistra dello stesso Benussi. Controlla Campagnacci. Non trova sbocchi davanti. Appoggia dietro su D'Alessandro. Avanza lui. Palla per Colombo. C'è Melara che può andare al cross. Pronto. Palla che arriva dentro l'area di rigore. Ha provato Alessio Viola con un colpo di tacco e quasi fa gol. Eccolo il buon cross basso da parte di Melara. E Alessio Viola con il tacco sfiora l'1-1. Al 90esimo esatto, la grande occasione per il pareggio della Regina. 19 giorni fa, in un secondo tempo comunque abbastanza equilibrato, sicuramente va dato a Kamil Glik il merito di aver segnato il gol che a questo punto, con il fischio di Velotto, decide Torino-Regina. Rimane lo stesso risultato del 6 aprile scorso. Il Torino vince 1-0 e si arrampica a quota 70 in classifica. Una mini fuga per la squadra di Ventura, adesso a più 4 sul Verona, a più 5 sul Pescara, a più 6 sul Sassuolo, squadra quest'ultima con la quale il Torino dovrà recuperare la gara non giocata settimana scorsa. La Regina le ha provate tutte, anche con 3 cambi nel corso di questo secondo tempo. Breda ha messo in campo una squadra molto offensiva, buttando nella mischia D'Alessandro, Alessio Viola e Ceravolo. Non è riuscita però la squadra calabrese a recuperarla la gara e rimane a quota 51 con 5 punti di svantaggio rispetto alla zona playoff. Sì, Daniele, dici bene. Federica. Volevamo capire con te questi 3 punti quanto ora sono importanti, perché Ventura al vigilia di questa partita diceva i playoff sono assicurati, però 5 punti di vantaggio sulla terza con una parte da recuperare sono tanti a questo punto del campionato. Ma sentono quando parlo? Sentono. Sei tu che non senti loro, ma loro ti sentono. No, è una partita importante, per noi questi punti sono fondamentali, speriamo tantissimo di distaccarci dalle seconde e dalle terze per raggiungere la promozione con molta facilità. Ecco. Trovare la concentrazione giocando 45 minuti. Siamo stati avvantaggiati sinceramente, perché avendo un gol di vantaggio era un po' più semplice, però dall'altra parte non era facile perché sapevamo che loro erano molto più aggressivi, però dai, è andata bene, l'importante è non averlo subito. Da qui sino alla fine del campionato vi aspetta un periodo molto duro, perché dovete affrontare ancora il Padova e soprattutto il Pescara. Infatti, a differenza degli altri, gli altri non hanno scontri diretti, invece noi sì, noi cercheremo di lottare in ogni partita e di godercela ogni partita dopo l'altra. Ecco. Grazie, complimenti. Daniele. Sì, grazie Federica.